Progetto Car Detailing 1441 Porsche Macan GTS. Eccolo qua, un nuovo progetto di Car Detailing che andiamo a presentarvi. Porsche Macan GTS. Devo dire che era già da un po' che non ne facevo una, quindi mi mancava un po' fare un Macan e entra anche lei nella mia bella collezioncina. Auto del 2017 con 80.000 km. Circa un mese fa abbiamo verniciato parafango posteriore e porta posteriore a causa di un brutto danno in questa zona. Difatti la pellicolina antisasso la dovremmo reinstallare. E poi ve lo preannuncio già, perché l'auto l'ho già praticamente ispezionata, ci saranno tantissimi difetti a causa di sporchini mal tolti, quindi ci saranno tanti segni di carteggio, tanto lo vedrete quando l'auto sarà pulita, decontaminata e portata dentro il nostro bel centro. Quindi direi che è ora di iniziare ad operare. Eccola qua, abbiamo finito lavaggio e decontaminazione. Questo è lo stato del cofano, giusto per farvi un esempio. E tutti questi segni che vedete sono di un vecchio carteggio. Il cofano è stato riverniciato, sono stati eseguiti dei carteggi per rimuovere dei bruscolini, quindi quello che succede quasi, almeno in ogni carrozzeria che si rispetti, però purtroppo se poi non si adoperano né le carte corrette, neanche non si esegue una lucidatura in modo professionale, vengono poi fuori tutti questi belli amichetti, e questi ovviamente sono un po' sparsi per tutta la carrozzeria. Il resto, come vedete, invece, ecco, sparso di swirl come se non ci fosse un domani. E quindi, insomma, adesso in questa prima battuta dovremmo mascherare al meglio tutte le superfici per poi, insomma, cercare di capire quale sarà la miglior combinazione di lucidatura possibile. Però, insomma, credo che qua troveremo veramente grande soddisfazione nella lucidatura, perché, insomma, quando mi si prospetta una situazione del genere, i miglioramenti poi vedrete che saranno significativi. Quindi io direi che adesso possiamo iniziare davvero a lavorare, ci facciamo tutti i nostri test spot vari e poi eseguiremo un po' di ritocchi vari prima di andare a lucidare, giusto per mascherare le sassate più grandi. Ecco qua il primo test spot. Abbiamo creato una finestra di gloss sul cofano, vedete anche voi. Questo è il livello che dobbiamo raggiungere. Come vedete, sì, può rimanere qualche piccolo difetto, ma in confronto allo stato del cofano vedete che il miglioramento è sostanziale. Però questo cosa vuol dire? Che la lucidatura talvolta può mettere magari in risalto dei difetti che con la lucidatura appunto non si possono togliere. Qua magari dovremmo insistere un pochino di più, però ci sono delle micro sassatine che inevitabilmente la lucidatura mette a risalto. Però, come dico sempre, dobbiamo cercare di andare a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, e in questo caso il bicchiere è quasi fino all'orlo, perché lo vedete anche da voi la differenza sostanziale.
Eccoci qua, finalmente giunti al risultato finale, al momento della consegna, il momento più bello, quello dove tutte le fatiche improvvisamente spariscono. Però qua ne abbiamo viste veramente delle belle, perché, questo non ve l'ho detto durante il video, il cofano, calcolate che era bellissimo, perfetto, come fra virgolette lo state vedendo in questo momento, lo buttiamo fuori al sole per un ulteriore check di controllo. È rivenuto fuori tutto il calcare che nella prima fase mal si vedeva perché gli swirl li coprivano quasi interamente, quindi abbiamo dovuto rilucidare nuovamente tutto da capo, rimettere la macchina fuori. A quel punto lì però non sono più riafferrate le gocce di calcare, quindi finalmente a quel punto lì abbiamo potuto poi installare primer e nanotecnologia. Anche il resto dell'auto, come avete visto, era bersagliato di swirl, di carteggi mal tolti, insomma ce n'erano veramente di cotte e di crude su quest'auto. Però adesso finalmente abbiamo riportato quasi a riavere la solita sensazione di un'auto appena immatricolata. Calcoliamo che è un'auto di circa 7 anni con 80.000 km. Quindi io lo dico sempre, la mettiamo poi accanto a un'auto contemporanea di pochissimi chilometri e fra i due si fa fatica a vedere quale è nuova e quale no. Quindi quando si raggiunge questa tipologia di livello, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Fondamentale però sarà, come dico sempre, riuscire a mantenere questo livello tramite i lavaggi, perché anche se la nanotecnologia è vero che aiuterà notevolmente a migliorare, a velocizzare questa fase, però ci vogliono delle piccole accortezze tecniche che poi fornisco ogni volta a fine lavorazione, in modo da ed avere l'auto sempre in queste medesime condizioni. Poi comunque ogni 3 o 4 mesi portare l'auto presso di me o presso comunque sia un centro detailing professionista per eseguire un lavaggio di mantenimento per in quella fase di lavaggio, con 2 ore poi semplici di riportare l'auto a questo medesimo stato. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di lasciare un bel like e di seguire il canale in modo da rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri contenuti. Ero Cordoni, responsabile del Dipartimento Car Detailing della Carrozzeria Labronica, è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!